Concretamente parlando, Starfield è un gioco di merda. Ok, questo è quello che avrei potuto dire, ma non è quello che intendo dire. Finalmente parliamo di Starfield. Vi avevo detto che questo video sarebbe arrivato, ma concretamente non sapevo quando lo avrei fatto. Vi dico la verità, ho aspettato un po' perché è un video un po' particolare. È un video un po' particolare perché vi racconterò quella che è la mia esperienza con Starfield. Vi racconterò una storia di delusioni e sogni infranti. Non mi definirei un fanboy della Bethesda, ma fondamentalmente la maggior parte, se non tutti o quasi tutti i titoli Bethesda io li ho amati, li ho adorati. Quello che mi è piaciuto meno mi è comunque piaciuto tantissimo, e gli altri follia, amore assoluto. Ora, perché voglio di questo? Perché voglio fare una piccola premessa per quello che dirò su Starfield, per il quale secondo me il problema di Starfield, o meglio il motivo per il quale a me non è piaciuto per niente, è anche colpa mia, però ci arriviamo. Allora, non è una recensione, non voglio parlare del lato tecnico di Starfield perché, primo, non mi interessa farlo, secondo, non credo che interessi nemmeno a voi, anche perché probabilmente se era quello che cercavate, una recensione tecnica su Starfield, sono sicuro che avete già trovato chi vi ha fornito le informazioni che cercavate. Dirvi perché. Come ho detto, io non l'ho apprezzato, anzi, l'ho detestato. Partiamo col dire che il problema principale, ragazzi, ripeto, è puramente il mio punto di vista questo. Non dico che Starfield sia un brutto gioco perché concretamente non lo è. Starfield non è un brutto gioco, Starfield non è un gioco uscito male, non è un gioco pieno di difetti, ingiocabile, oh mio Dio, il gameplay è una merda, fa schifo. No, no, assolutamente no. Il problema di Starfield, secondo me, è che purtroppo Bethesda ci ha abituati a dei mondi, a degli universi talmente vivi, ricchi e concretamente, appunto, l'ho già detto, vivi, cioè dei mondi che sembrano effettivamente reali, non reali sul piano del plausibile, ma reali nel senso che effettivamente gli NPC, la gente, gli abitanti che vivono nelle città sembrano effettivamente avere una loro vita, seguire una routine che però è ben delineata, che è ben è molto realistica per alcuni frangenti, volendo. Questo su Starfield purtroppo io non l'ho sentito. Non ho avuto mai la sensazione in nessuno dei luoghi che ho visitato di essere in un mondo vivo. Ho sempre avuto la forte sensazione che gli NPC fossero cartonati, messi là tanto per sì, qualcuno qualche cosetta la fa, però non è interessante, non ti dà quella sensazione di realismo, la sensazione di essere realmente in un mondo vivo. Vi posso fare un esempio su Skyrim, Oblivion, sui vari Fallout. C'erano NPC, ci sono personaggi NPC non secondari di più, che comunque magari ci ricordiamo perché hanno un volto specifico, non proprio per quello, perché hanno magari un abbigliamento particolare o comunque fanno qualcosa di specifico, fanno qualcosa di particolare, gente che lavora al porto a Oblivion o su Skyrim, che comunque fa la sua vita, che va a dormire la sera, torna a casa, insomma. Questo è un esempio, ma sarebbero talmente tante le cose. Io mi ricordo banalmente in Fallout 4, quando a Diamond City tu andavi in piazza dove c'era il robot che cucinava il sushi, c'erano comunque gli NPC che chi sfumacchiava una sigaretta, chi ti raccontava qualche cosa, chi comunque interagiva con te o con gli altri NPC seduti al bancone a mangiare o al bar dai gemelli, che non mi ricordo nemmeno come si chiamano, Vladimir e quell'altro, c'era comunque gente che faceva cose, ma in generale, i titoli Bethesda ci hanno un po' viziato con questa cosa qua, con questo finto realismo, con questo perfetto simulatore di una realtà, ovviamente inesistente, ma convincente. Ecco, su Starfield purtroppo io questo non l'ho percepito mai. Il secondo enorme, gigantesco problema è che doveva essere un gioco su noi, intesi come viaggiatori,
interstellari, ma in realtà noi siamo passeggeri interstellari. La nostra navicella in realtà è un prestito, è un Uber. Noi la usiamo concretamente solamente per combattere ogni tanto. E i combattimenti con le navicelle, sinceramente, ragazzi, ripeto, non voglio parlare del gameplay in senso stretto, ma in generale non è che sia particolarmente entusiasmante. Sì, c'è, può essere anche divertente, perché no? Bella la meccanica dello scambio dell'energia per i vari moduli, o comunque, non so, i missili, piuttosto che i razzi, piuttosto che il laser, piuttosto che il motore, eccetera, eccetera. Però non è che sia particolarmente coinvolgente. Diventa ripetitivo, ma non ripetitivo... Capite bene? Non intendo, è ripetitivo perché fai sempre le stesse cose. No, più che ripetitivo diventa noioso, perché di per sé quello che fai è povero. Secondo me è povero. Potevano fare un pochino di più, probabilmente. Ma tant'è. Per quanto riguarda appunto il fatto del passeggero interstellare, intendo che cosa? Allora, su No Man's Sky, concretamente, viaggi. Il senso di viaggio è molto forte. Non solo perché viaggi concretamente e hai un po' più quella sensazione di viaggio uscendo e entrando nell'atmosfera dei vari pianeti fisicamente, o meglio, come posso dire, gameplay alla mano, cioè nel senso fisicamente lo facciamo giocando e non è un qualcosa di scriptato o che vediamo solamente, ma a parte quello c'è la possibilità di viaggiare sul pianeta stesso con la propria navetta. Ecco, tutte queste cose purtroppo ad oggi su Starfield non ci sono, ed è un peccato. Concretamente il viaggio si riduce al entrare nella navicella, impostare la rotta, partire e atterrare, basta. Il tutto però è, secondo me, trattato male. Faccio un esempio. Jedi Fallen Order, ok? Prevedeva che quando si viaggiava, Star Wars Jedi Fallen Order, per chi non l'avesse giocato, quando viaggiavi su un pianeta diverso da quello dove eri, che cosa c'era? Un caricamento. Ok, però mascherato in maniera intelligente. Perché nel mentre che tu facevi il viaggio, concretamente potevi muoverti nella navicella, parlare con l'equipaggio, riparare si modifica la spada, vedere i potenziamenti, insomma potevi fare varie cose. Quindi era comunque un caricamento, ma tu avevi la sensazione, seppur fittizia, di stare intraprendendo un viaggio. Poi a velocità interstellare, quello che ti pare ci mettevi pochissimo, ok, ma concretamente l'idea del viaggio c'era. Poi quando arrivavi sul pianeta venivi chiamato in cabina, andavi in cabina e atterravi. È una sciocchezza, è un caricamento, ma è mascherato. Su Starfield purtroppo il caricamento c'è comunque, ma è una schermata fissa col caricamento, lo screen figo del momento e basta. È un peccato, perché questa cosa ti dà, perlomeno a me, mi ha dato fortissimo le sensazioni di un enorme gioco a compartimenti stagni. È un peccato, ripeto, potevano fare che banalmente il caricamento c'era uguale, ma stavi su una navetta, potevi parlare con l'equipaggio. Sì, per carità, magari non è chissà che te ci devi dire, però quel piccolo caricamento me lo nascondi così. Almeno la sensazione di viaggio ce l'avrei avuta un po' di più, piuttosto che intervallare il gameplay costantemente dei caricamenti, neanche troppo corti, tra l'altro. Quindi si sentono ancora di più. Il che riduce, purtroppo, le missioni ad un semplice... E badate bene, pure qua voglio fare un... Voglio spiegare bene, però vai dal tizio X, che ti dice di raggiungere il luogo A. Dal luogo A o raggiungi il luogo B o fai qualcosa nel luogo A per tornare poi dal tizio. Sistema di missione estremamente semplice e lineare, che nella stragrande maggioranza dei videogiochi funziona così. Ora, perché su Starfield dovrebbe essere una schifezza e su tanti altri giochi no? Il problema non è il sistema di missione, il problema è come sono strutturate le missioni. Ovvero, parlo col tizio, bene, devo raggiungere il punto A, fare quello che la missione richiede e poi tornare dal tizio a fare una sorta di resoconto o comunque informarlo dell'esito della missione. Fino a qua non c'è problema. Il problema qual è? Lo svolgimento della missione è noioso, perché navicella, menu, clicca sul pianeta, atterra dove devi atterrare, entra nella stazione di turno, uccidi chi devi uccidere, torna indietro. Come? Premi di nuovo il menu,
Entra la navicella, caricamento, a terra dal tizio, scendi, parlaci. È una rottura di palle. Su Fallout, su Skyrim, su Oblivion, su Morrowind, su tutti i titoli Bethesda di questo tipo, utilizzerò questi titoli e Bethesda, perché di Bethesda parliamo, prevedono la stessa cosa. Fondamentalmente le missioni sono: ok, parla con Ulfric, manto della tempesta di turno, che ti dice da raggiungere, che ne so, Solitude. Vai a Solitude, fai sta cosa e poi torna da Ulfric. Bene. A parte il fatto che la missione non durava letteralmente 10 minuti, 7 minuti erano di caricamento totale e quello che rimane era qualcosina di gameplay. La missione poteva durare tranquillamente un'ora o anche di più. E questa cosa è probabilmente il segreto, l'ingrediente segreto di Bethesda, ovvero l'imprevedibilità, il senso d'esplorazione e d'avventura che gli altri titoli Bethesda concretamente restituiscono. Perché nel fare lo stesso tragitto, o perlomeno nel fare la stessa missione, parla col tizio che ti dice di raggiungere un punto e poi torna indietro, su un Fallout, su uno Skyrim, su un The Elder Scrolls, qualsiasi, può succedere letteralmente qualsiasi cosa. Incontri con carovane, fazioni, nemici particolarmente potenti, segreti, potessi trovare 85 missioni nel frattempo, banalmente anche solo il viaggiare fino a quel luogo, vedere il mondo per come Bethesda l'ha pensato, viverlo concretamente per come Bethesda l'ha pensato e non viaggio rapido. Il viaggio rapido c'è anche su Fallout, il viaggio rapido c'è anche sui vari The Elder Scrolls, ma è discrezione nostra. Non mi vado a farmi sto viaggio da Diamond City a Sanctuary. Perfetto. Viaggio rapido e ci vai. Però l'ho già visto, quel percorso l'ho già fatto, scelgo io di non rifarlo. È un po' controversa come cosa, magari mi rendo conto, perché è un po' di vabbè, però che palle, non ti sta bene niente. Non è quello. Quello che voglio cercate di trasmettere io è quel senso d'avventura che purtroppo su Starfield era potenzialmente immenso, ridotto drasticamente, troncato di netto da delle scelte, secondo me, molto discutibili e molto infelici. Ripeto, il gioco non è brutto, lo shooting è divertente, ci sono un botto di armi, tantissimo equipaggiamento, un miliardo di missioni tra secondarie, per carità, quello che volete. Il problema è che purtroppo il tutto è legato da un filo di noia, da un filo di vabbè, lo faccio perché devo fare quello, ma non c'ho quel senso di scoperta, non c'ho quel senso di meraviglia. Starfield mi ha fatto sentire la mancanza di quel senso di meraviglia tipico di tutti gli altri titoli Bethesda che ho giocato. A parte qualcuno che mi può essere piaciuto o meno, ma la maggior parte, e non parlo ovviamente di nessuno dei Fallout, a parte Fallout 76, ma soprattutto nessuno dei The Elder Scrolls, giusto Prey, ecco, diciamo, non mi ha mai preso più di tanto, però per tutto il resto, Bethesda, prendi i miei soldi quasi a occhi chiusi. E ripeto, dico quasi perché purtroppo Starfield mi ha veramente lasciato scottato. Raga, io stavo in un hype folle per Starfield, magari contenuto, ma stavo veramente in hype. Non ho mai creduto al mille pianeti, per carità, non so nemmeno se effettivamente quanti siano, però so tantissimi. Ma non è quello il problema, secondo me. E il discorso dell'hype, io non mi faccio sempre prendere dall'hype per quanto riguarda un gioco. Su Starfield mi sono lasciato abbastanza trascinare perché ero convinto che sarebbe stato veramente difficile fa un gioco che non mi sarebbe piaciuto. E il problema è stato questo, una sorta di battaglia interna fra me e me, perché c'era una parte di me che diceva però se spara bene, lì fa schifo, però se spara bene, cioè è divertente, c'ha quel qualcosina, bella l'idea dei pianeti con una gravità differente, i pianeti pure lì, tanta gente si è lamentata perché ha detto però i pianeti sono tutti uguali, sono tutti ammassi di roccia. Ok, Bethesda comunque ha detto che avrebbe fatto un gioco tendenzialmente realistico, no? Quindi è plausibile che su, faccio un esempio, 200 pianeti, 190, 180 siano ammassi di roccia, perché comunque i pianeti abitabili sono pochi, ok? Pochissimi. Ad oggi non ne conosciamo altri oltre al nostro. Ipotizziamo che comunque sia effettivamente così, ok?
Quindi ci può stare, perché ripeto, Bethesda voleva fare un gioco realistico. E non sto a discriminare il fatto che i pianeti siano magari molto simili o spogli. Ripeto, ci può stare. Il problema è che quando vai in città, la città è come il pianeta spoglio, ma c'ha qualche palazzone in più. Ma per resto non è niente di che. C'è qualche città un po' più particolare, tipo Neon è fighissima come città, però pure lì si vedi gente che va in giro, però te sa de finto, te sa de copertina, quello meno rispetto a tanti altri pianeti o tante altre città. C'è la città dove sta la sede di Constellation, ragazzi, che è un cazzotto in un occhio, è bruttissima, ci sono quegli alberi che fanno schifo, concretamente. Le persone stanno lì tutti così, tutti spiritati, tutti così. Quando passi non gliene frega niente, nessuno interagisce con te, non esisti in quel mondo in un certo senso. E sta cosa è brutta, sinceramente. E poi c'è un'altra cosa che mi ha veramente dato fastidio. Ripeto, ragazzi, sono tutti pareri miei personali, però è più uno sfogo, è raccontarvi appunto il perché non ho apprezzato Starfield. E ripeto un'altra volta, non è un gioco brutto. Chi ci gioca non è stupido, non capisce niente. Chi lo ha amato non è stupido, non capisce niente. No, io non l'ho amato, anzi l'ho quasi odiato, perché avrei voluto fosse qualcosa che in realtà non è. Perché me so convinto io? Perché c'ho avuto troppo hype? Mi ero caricato di aspettative? Bethesda ci ha caricato di aspettative di un certo tipo? Non lo so, non voglio dare la colpa, non voglio puntare il dito verso nessuno, non mi interessa fare quello. Voglio dirvi perché, appunto, l'ho disinstallato, non l'ho nemmeno finito. So come finisce, alla fine parleremo pure di quello e farò pure qualche spoiler, perché pure quello non mi è piaciuto, e vi dico, vi spiegherò anche il perché. Oddio, è la cosa che meno non mi è piaciuta fondamentalmente, però ripeto, non l'ho finito, è arrivato penso a metà e l'ho droppato, raga, perché mi rompevo le palle. Sono passato dal "oh, un vedi Starfield figo", all'inizio l'abbiamo provato insieme in live, ero galvanizzatissimo, ma quell'hype è volato giù una velocità allucinante nel giro di poche ore. E dicevo, l'altra cosa che non mi è piaciuta di Starfield è che per tutto il tempo mi sono sentito un pesce fuor d'acqua. Per tutto il tempo. Starfield inizia che noi siamo un minatore che vive in quell'universo da sempre. Quindi determinate cose le deve conoscere già. Poi sì, il finale potrebbe farti capire che magari c'è un però è un po' troppo tirata per le lunghe, anzi per le gambe, i capelli, e poi quando farò la parte spoiler sul finale vi dico perché. Però, concretamente, nei vari Elder Scrolls, nei vari Fallout, c'è sempre un motivo per il quale noi, nonostante viviamo in quel mondo, non sappiamo un cazzo. Siamo prigionieri e quindi siamo usciti dopo anni e anni, ci hanno portato in un paese straniero, ci hanno scongelato dopo 200 anni, abbiamo sempre vissuto in un vault, ci hanno sparato e quindi ipoteticamente parlando non sappiamo più un cazzo perché, insomma, un bel trauma. C'è un motivo. Paraculo? Sì. Però c'è un motivo per il quale noi poi entriamo in un universo, in un mondo nel quale noi abbiamo sempre vissuto, ma non sappiamo nulla. E lo scopriamo nel tempo. Su Starfield invece questo non accade, non c'è un motivo per il quale noi di punto in bianco non sappiamo dove siamo. E questo secondo me è stato un problema grosso, perché spesso e volentieri mi ritrovo a parlare con persone con NPC a fare missioni o dover raggiungere luoghi che quasi veniva dato per scontato io dovessi già sapere cosa fosse quel luogo, chi era sta fazione, qual è sta città, dove si trova, eccetera eccetera. Anche delle linee di dialogo a volte ci stanno che è palese che ti parlano in maniera come se tu già dovessi sapere determinate cose, ma di fatto non le sai perché non hai mai giocato a Starfield prima, ipoteticamente parlando, e quindi tante cose non le sai. E ci ho avuto spessissimo questa sensazione di ritrovarmi all'interno di un universo sconosciuto, o meglio, più che sconosciuto, dove se dava per scontato che io dovessi sapere le cose, ma non le sapevo. Cioè, a volte mi sembrava concretamente di essere tornato a scuola e a fare interrogazioni dove mi venivano fatte domande, dove vedevo il resto della classe che "ah, io lo so, e io stavo lì a fare "oddio, che cazzo mi ha chiesto?". Questa cosa è stata brutta, concretamente brutta. Passiamo alla parte spoiler sul finale a grandi linee e il perché non è che mi abbia fatto impazzì quando l'ho visto, perché ripeto, non ce sono arrivato, l'ho visto io poi a posteriori. I multiversi. Basta. È passato dal multiverso, che era una cosa
particolarmente interessante e nuova, perché era un espediente narrativo fino a qualche anno fa poco abusato. Mo' il multiverso è diventato come i viaggi nel tempo. Ogni 2x3, boh, multiversi. Boh, multiversi, vai. Multiversi a cazzo, cavalchiamo l'onda del momento con i multiversi. Carina l'idea, solo per quanto riguarda l'NG+. Perché tu vai in un nuovo universo dove sai già tutto quello che succede, tant'è che potresti finire la storia praticamente alla prima missione. Quando vai a parlare con i membri di Constellation gli potresti raccontare tutto quello che è successo e quindi salti completamente la storia per dedicarti al mondo, alla tua vita. Potenzialmente è quasi meglio come impostazione rispetto a tutto quanto il gioco. Però anche là il discorso dei multiversi, non lo so, cioè, boh, non è un po' banalina come cosa? Enorme, cioè è un concetto enorme, ma un po' troppo sfruttato, un po' troppo banale. Io sinceramente a un certo punto il mezzo sentore ce l'ho mezzo avuto quando ho trovato uno dei primi templi, perché ho detto, ma voi vedete che qua magari c'è un discorso di... ho pensato o ai multiversi o ai viaggi temporali. Praticamente ci avevo preso al 50%, quindi insomma questo è. Però vabbè, questo è almeno peggio, è uno sfogo mio sul finale, ma non che i finali degli altri titoli Bethesda non è che siano sti capolavori, anzi spesso e volentieri sono quasi tutti uguali i finali dei vari titoli Bethesda. Però ripeto, è l'insieme, è l'esperienza, è tutto quello che fai nel mentre che giochi. E su Starfield questa cosa non l'ho purtroppo mai avvertita. Questo è fondamentalmente il motivo per il quale io detesto Starfield, non ho piacere nel giocarlo, non lo rigiocherò. Comunque, questo era il mio piccolo sfogo, questa è la storia dei miei sogni infranti su Starfield. Spero che siate arrivati fino alla fine del video. Sto parlando tantissimo, io speravo venisse un video corto, ma ho già 20 e molti di più minuti in realtà penso che sto parlando. E niente ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti voi che cosa ne pensate su Starfield in maniera tranquilla e pacifica. Se qualcuno scrive, ah io l'ho amato, non dico, ah sei un coglione, no. Ripeto, l'ho detto prima, io non l'ho apprezzato per questi motivi. Ho avuto modo di parlare con gente che invece queste cose non l'ha riscontrate, anzi mi ha detto, guarda io in realtà, cioè mi sono sentito molto coinvolto, quindi magari l'ho vissuta io nel modo sbagliato. Possono essere tanti i motivi, è molto soggettivo secondo me quello che è Starfield, ma in generale un po' di doli Bethesda. Per tanti sono una rottura de palle perché ti hanno in giro a fare 10.000 cose, a cercare i forzieri, so fare esempi blandi, però è il bello secondo me è proprio quello. E su Starfield purtroppo mi è mancato tutto questo, concretamente. Ragazzi, aspetto qua sotto nei commenti, spero possa nascere una bella discussione costruttiva, dove poter sapere, poter conoscere, diciamo, no, sensazioni, punti di vista diversi dal mio, vedere a chi effettivamente è piaciuto, chi la pensa come me, chi l'ha odiato per altri motivi, chi l'ha amato alla follia per qualunque sia il motivo suo. Questo, nulla di più. C'ho veramente paura a fare sto video e non sapevo veramente come sarebbe andato, non so come andrà, non so che cosa succederà qua sotto. Spero però, ecco, che qualunque cosa, insomma, qualunque ipotetica discussione venga fatta sempre moderando i termini, cosa che fino adesso non ho mai avuto problemi sotto nei commenti a gestirmi, insomma, va bene così. Ragazzuoli, noi ci vediamo alla prossima, buona sopravvivenza a tutti, fatemi sapere che ne pensate Starfield. Ciao.